Buongiorno, bentrovati. Oggi è l'11 luglio, è la festa di San Benedetto, abate, patrono d'Europa. Nato verso il 480 a Norcia, con Piero ma i suoi studi, ma disgustato dalla vita dissipata di molti giovani, decise di consacrarsi a Dio, vivendo la vita eremitica. Fu guidato da un monaco più anziano e più sperimentato e a Subiaco si ritirò per 3 anni nella solitudine. Poi, scoperto da alcuni discepoli, guidò un primo gruppo di discepoli e poi, spostandosi, andò a Monte Cassino, dove fondò 12 comunità, i 12 monaci. Scrisse la regola dei monasteri, che diventò il riferimento dell'ideale monastico di preghiera, lavoro, convivenza fraterna, senza nulla deporre all'amore di Cristo. Morì il 21 marzo del 547 e fu riconosciuto come il padre del monachesimo d'Occidente. Ecco il Vangelo di oggi, secondo il nostro rito ambrosiano. In quel tempo il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vite vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che io vi ho annunciato. Rimanete in me, e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Ascoltiamo oggi nella festa di San Benedetto questo brano molto bello dei discorsi dell'ultima cena che troviamo nel Vangelo di Giovanni. Nell'Antico Testamento l'immagine della vita è un'immagine per parlare del popolo di Dio, ma con la rivelazione di Cristo, Gesù è egli stesso la vite, e quindi il popolo di Dio consiste ed esiste perché è in comunione con il Figlio che si è fatto uomo. Per questo il popolo di Dio, la Chiesa, è indefestibile, non può essere mai sconfitta perché è il corpo di Cristo, è unita a Cristo. Non può mai essere sconfitta se rimane in comunione con Cristo e se veramente ogni cristiano è tralcio, cioè ramo vivo che porta frutto. Ma questa immagine molto bella la rileggiamo oggi nella... questa immagine che parla quindi della comunione, del mistero di comunione che unisce ogni discepolo a Cristo, ma che unisce i discepoli di Cristo tra loro, è oggi utilizzata dalla liturgia per parlarci dello scopo della vita monastica, che è vivere in comunione con Cristo. San Benedetto infatti nella regola scrive questo: nulla anteporre all'amore di Cristo. Tutte le regole, la preghiera, il lavoro, l'accoglienza dei pellegrini e tutto quello che è prescritto, il cammino di umiltà che ogni monaco è chiamato a vivere personalmente, serve a nulla anteporre all'amore di Cristo. Ed in questo comprendiamo come la vita monastica diventi un esempio, anche per noi che monaci non siamo, per riscoprire e vivere radicalmente il Vangelo. Sì, perché lo scopo della vita cristiana è unirci sempre di più a Cristo per portare frutto, per portare i frutti d'amore che Cristo vuole che portiamo. Se rimanete in me, le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. Sì, dobbiamo rimanere in Cristo e per rimanere in Cristo dobbiamo rimanere nelle sue parole. È per questo che nel monachesimo vi è ampio spazio alla lezione divina, la lettura orante e pregante, pregata della parola di Dio. Ecco, riscopriamo il valore della parola di Dio. Preghiamo a partire dalla parola. Lasciamo che la parola guidi la nostra vita e nulla anteponiamo all'amore di Cristo per crescere nell'amore tra di noi ed essere testimoni del suo amore dinanzi a tutti. San Benedetto prega per noi. Preghiamo per tutti i monaci e le monache perché siano fedeli alla vocazione che hanno ricevuto da Dio. Preghiamo per la pace nel mondo. Preghiamo per l'unità della Chiesa. Preghiamo gli uni per gli altri. Buona giornata. Sia lodato Gesù Cristo.